Primo candidato ufficiale di Sardegna possibile, la coalizione elettorale formata da Progress e altri soggetti a sostegno di Michela Murgia presidente, è l'operatore turistico portotorrese Marco Pireddu, presentato dalla stessa scrittrice nel corso di un incontro dalle vesti informali. Il progetto che stiamo portando avanti come Sardegna possibile, ho voluto che cominciasse da Porto Torres. Quello è stato il primo incontro pubblico che abbiamo fatto un mese e mezzo fa, per tutta una serie di significati. Il primo motivo è perché io ho deciso a Porto Torres di candidarmi. La scelta di Marco Pireddu, ha detto la candidata presidente, è in linea con il nostro progetto, che ha bisogno di intelligenze nuove e di persone che non si sono mai compromesse in giochi di potere e spartizione di interessi. Pireddu, con suo fratello Mario, ha sviluppato il progetto informatico che ha incluso la Sardegna nel mondo virtuale di Second Life, dimostrando quello spirito di iniziativa che serve al progetto di Sardegna Possibile, dove ogni soluzione ai problemi della Sardegna è trovata in casa. C'è questo vittimismo che ci ha sempre contraddistinto e dobbiamo smetterla con questo vittimismo, perché veramente possiamo essere bravi in ogni settore. Nella visita a Porto Torres, Michela Murgia ha voluto incontrare gli operai di E.ON riuniti nella mensa aziendale. Ho avuto l'onore di pranzare nella sala mensa degli operai dell'azienda E.ON e ho potuto confrontarmi con alcuni di loro sulle preoccupazioni, anche sui dubbi sul futuro dell'energia in Sardegna. Alcuni erano spaventati, hanno detto: noi la sentiamo parlare sempre di energie rinnovabili, le energie rinnovabili sono il futuro. Nel pomeriggio la scrittrice ha invece incontrato il direttore del Parco dell'Asinara, Pierpaolo Congiatu, con il quale ha condiviso alcune idee di sviluppo per l'isola.